quest'anno sarà un'Immacolata insolita, il carro e la tradizionale processione non ci saranno. Lei cosa ne pensa? Io penso che quest'anno stiamo andando incontro a tutte cose veramente sconcertanti. La messa non si potrà fare più a mezzanotte, il carro non esce, cioè siamo in una situazione che fra poco ci diranno anche quando possiamo mangiare, quando possiamo andare nel bagno, cioè siamo in una situazione proprio incommentabile. Non possiamo fare altro che dire va bene, ma comunque c'è tanta tristezza nel cuore. È un simbolo molto importante, un momento molto sentito per la città di Torre del Greco. Il carro dell'Immacolata per Torre del Greco è un po' il simbolo di questa cittadina, insomma, è una tradizione, è una data che aspettiamo tutti, anche però quest'anno sembra che le cose non possano andare così e quindi non possiamo fare altro che dire di sì. Pensa che questa decisione sia stata giusta? Non sono assolutamente d'accordo, quindi con tutto quello che ha fatto il governo io non sono d'accordo. Caso quindi dell'Immacolata, secondo lei si sarebbe potuta comunque svolgere una sorta di processione? Secondo me sì, con delle direttive giuste, chiaramente per evitare insomma grossi assembramenti, ma almeno far uscire il carro senza magari far senza le persone dietro, senza la folla, però il carro poteva benissimo transitare per Torre del Greco. L'importante è che passa tutta questa epidemia e torniamo alla normalità. Comunque è una cosa molto triste che la Madonnina non esce. Siamo spenti dentro comunque, ci manca tanto tutto. Siamo tutto via, tutto in diretta, ma non è la stessa cosa. È brutto vedere la chiesa vuota, non c'è nessuno. Non lo so, mi spiace tanto. Siamo tutti rattristati per questo. È un momento molto atteso. Sì, molto atteso, molto. Non è mai successo. Nella vita una cosa di questa è proprio una cosa brutta. Si sarebbe potuta svolgere ugualmente oppure è stata presa una decisione giusta? No, ovviamente è stata presa una decisione giusta, giustissima, perché non si può. È una cosa troppo brutta che non esce. È un momento molto sentito, soprattutto per Torre del Greco, perché rappresenta un po' il simbolo della vostra città. Rappresenta un po' tutto, perché noi aspettiamo proprio l'Immacolata, che ci sta una grande festa. Solo quella festa ci è rimasta, mo ci hanno tolto anche questa. Cosa rappresenta l'Immacolata per il popolo di Torre del Greco? Tutto, sicuramente tutto, ma purtroppo la situazione del Covid è grave e bisogna aspettare un attimino. Questo è un giorno triste per Torre del Greco, perché Torre del Greco è stata sempre vicino alla Madonna. Per noi la Madonna è la nostra mamma. Oggi la gente è triste, si vedono gli occhi. Alcuni parlano.